Siamo in compagnia del dottor Alberto Ceccarelli, direttore generale della ditta Platatine. Buonasera, benvenuto dottore. Buonasera Marco. Ci può raccontare un po' la nascita di questa azienda? Il nostro progetto nasce dall'incontro quasi per caso di due storie che si intrecciano insieme. Una la mia, quella di un manager insoddisfatto che stava cercando un progetto bello che potesse parlare anche di persona e di benessere, e l'altro è la storia dei miei soci, di Heidi e di Piergavino, che e i loro figli, che hanno iniziato in modo del tutto artigianale in un paesino del Lazio a fare queste chips di platano. L'idea nasce dai ricordi di infanzia di Heidi, quindi questa donna di origine honduregna che ha origini assolutamente indios, indigene, e che ricorda quando il padre faceva queste chips di platano in delle bustine di plastica molto molto semplici e le attaccava dei cartoni in modo molto molto rustico per portarli al mercato del paese per venderle, certo, e portare qualche soldino a casa per la famiglia. Beh, bella questa storia, una storia poetica che dimostra come l'imprenditoria non ha barriere, no? Basta la creatività, l'intelligenza, la sensibilità delle persone. Platatine è il leader europeo delle lavorazioni del platano, che fa parte della famiglia botanica delle muse, e a tutti gli effetti è una banana, ma si discosta moltissimo dalla banana. Che però l'ho mangiata cruda, perché sennò uno si rovina. Anzi, va cucinato, esatto, assolutamente il platano. Quindi differisce in termini sia dimensionali che di robustezza, che nutrizionali che di sapore, quindi anche di applicazioni in cucina. Al platano abbiamo associato una serie di altre materie prime, sempre di provenienza esotica, quindi affascinanti per definizione, ma anche di alto profilo nutrizionale. Chiaramente Platatine strizza l'occhio a quella che è la nostra prima linea di business. Le chips di platano. Le famosissime chips di platano, assolutamente. Sono buonissime, tra l'altro. Sono squisite. Si abbinano, tra l'altro, a qualsiasi tipo di finger food. Come aperitivo oppure come applicata a un secondo, voglio dire. In qualsiasi momento le platatine, voglio dire. È sempre l'ora delle platatine. È sempre le platatine. Assolutamente. Quindi vi occupate ovviamente della trasformazione del platano e di altre materie esotiche. Quali sono le altre materie esotiche? C'è una variante qualitativa di patata dolce, la manioca e la barbabietola rossa. Abbiamo già... Barbabietola rossa? Sì. Abbiamo già ci fate delle chips, quella è buona, chips di sì, sono fantastiche, anche quelle, chiaro, hanno un gusto molto più deciso, certo, però ecco, sembrano dei petali di rosa, sì, quindi infatti sono molto interessanti. E fate le chips o altre cose? Principalmente chips con la barbabietola, mentre con le altre materie prime invece facciamo anche una linea più prettamente healthy, quindi che fa le farine di queste materie prime e derivati in purezza, come ad esempio la prima pasta di platano al mondo. Ah, ecco, questo è interessante per i celiaci soprattutto. Quali sono i vostri mercati di riferimento? Principalmente con la linea chips abbiamo la maggior parte dei clienti nella ristorazione, quindi hotel anche di lusso, i ristoranti, i locali aperitivo e tutto il mondo del social drinking. Nel mondo della GDO abbiamo in questo momento solo Italy come cliente per motivi di capacità produttiva. È una chips che è rimasta lì. Era la chips che è rimasta un attimo rotolata. Quindi questo per quanto riguarda il mondo della linea chips. Nella linea healthy invece abbiamo mercati di gente più specialistici, che sono appunto i canali farmacia, parafarmacia, store senza glutine, e-commerce specializzati. Certo. E quindi perché siete considerati leader nel vostro mercato? Anzitutto nel vostro campo, insomma. Assolutamente, anzitutto perché in Europa i produttori di platano sono davvero pochissimi e noi siamo quello, diciamo, più specializzato e più grande. Ma poi anche a livello mondiale siamo l'unico produttore di chips che le lavora solo in olio 100% di oliva. Questo conferisce ai nostri prodotti una superiorità qualitativa a livello mondiale. È una qualità mondiale diversa, certo, che un olio di diverso valore. È possibile definire l'azienda come sostenibile?
Decisamente sì, anche se chiaramente molti progetti in questo senso sono in cantiere, in corso d'opera, però sicuramente sì, sia perché la scelta delle materie prime sono materie prime che sono gentili con l'acqua e con il terreno. C'è un altro aspetto che è legato ai packaging, quindi stiamo trasferendo tutti i nostri packaging in ottica sostenibile sulla carta, la pasta di platano già lo è. A livello interno andiamo a recuperare gli scarti in modo molto attento, sia per quanto riguarda gli oli esausti che vengono conferiti alla produzione di biogas, che quelli organici che vengono conferiti per la produzione di compost o di pellet. Bene. La vostra filosofia aziendale come si può riassumere? Beh, c'è un valore principe che è quello della fusione culturale, quello di prendere i migliori tesori della natura tropicale e diffonderli con le migliori competenze italiane. E con la cultura italiana, fare una farina, per esempio fare una pasta, che è un concetto culturale italiano, però con una farina esotica, che è la farina di platano, ad esempio. E questa pasta come differisce dalla pasta di frumento, per esempio? Anzitutto è stato complicatissimo svilupparla. Però immagino, perché non ci sono altre sostanze agglomeranti all'interno, tipo riso, mais, no? Assolutamente no. È solo 100% platano? E come avviene l'addensamento? Perché senza glutine è un po' un problema. Ci sono dei segreti chiaramente in produzione che principalmente fanno riferimento a dei processi termici. Ho capito. Però assolutamente c'è solo farina di platano e acqua. E l'estrusione. E tiene bene la cottura? Tiene benissimo la cottura. In 6 Quindi, minuti resta al dente. Si può fare al dente, immagino, perché sennò diventa una pappa, non ha senso. Siamo italiani del resto, quindi e può essere condita con qualunque sugo, condimento. È incredibile come si sposi perfettamente con qualsiasi sapore e condimento. Che tipologia di pasta fate? In questo momento i formati sono le caserecce e lo gnocchetto, ma stiamo sperimentando sia altri formati corti come il fusillo o lunghi come la tagliatella, ad esempio. Ah, ecco. Sarò un vostro consumatore io, perché sei il benvenuto. Perché io il glutine non sono celiaco, però il glutine non posso mangiarlo. Quali sono i vostri progetti futuri? Noi abbiamo tre aree di progetti che collegano un po' la nostra mission alla vision di fare nel nostro piccolo, di contribuire nel nostro piccolo a indirizzare un po' le sfide globali, no? della società in cui ci troviamo, e quindi fanno riferimento alle tre sfere di benessere della persona. La sfera sociale, visto che le chips si scaricano in mercati della socialità, abbiamo un progetto che parla di sviluppo sociale artistico. Nel campo della salute, quindi il benessere fisico, abbiamo un progetto già in corso che parla di nutrigenomica, quindi la relazione tra il cibo e il DNA. In campo ambientale, tramite le nostre materie prime, ecco, creare queste soluzioni circolari di riuso e conferimento degli scarti per fare bioplastiche, ad esempio attraverso le bucce di platano, oppure compost e pellet tramite gli scarti organici. Sono tutti progetti molto interessanti e direi sostenibili, che non guasta, o comunque salutari, diciamo così. Bene, io la ringrazio, sono molto gentile, buona platatine a tutti allora e a risentirci. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, buona serata.